Il Comune di Lanciano, l'assessorato alla cultura e l'assessorato al commercio, in collaborazione con l'associazione MEIS, è lieta di presentare l'evento per i bambini, la notte dei bimbi di mezz'estate, sabato 27 agosto dalle 17:30 in poi a Lanciano, in piazza Plebiscito. Oltre al divertimento con le attrazioni e gli spettacoli presentati appunto dall'associazione MEIS, saranno presenti altre associazioni di tipo culturale di vario genere e anche le attività commerciali legate al mondo dei più piccoli, caffè art, presenterà laboratori di piccoli gruppi di bambini e con l'aiuto della rappresentazione teatrale delle fiabe in modo giocoso illustrerà e insegnerà comportamenti ai piccoli cittadini in caso di arresto cardiaco e nel caso delle ostruzioni delle prime vie aeree, divulgando la dichiarazione di Kids Save Live. L'associazione Nuova Gutenberg, che gestisce la libreria abruzzese Ecolan SPA, che nel corso della Notte Azzurra ad ogni bambino chiederà di portare un proprio giocattolo che ormai non usa più e che poi potrà essere riusato. Sarà presente anche Davide Ferrante con la Pet Therapy, Mu Libreria e Studio di Design della Comunicazione con Tipo Fantasia, Disegna l'Alfabeto, la biblioteca comunale gestita dalla cooperativa Il Pensiero. Poi nello stand dei giochi di Miles di Roberto Piumini ascolteremo storie dei protagonisti della musica afroamericana. La libreria Regina Pacis effettuerà vendita di libri e materiale didattico, la ASD Scacchistica Frentana, la Libreria Barbati e la Chiappanuvole, poi ancora il Mago Loran, la Tavolozza dei Sorrisi che si occupa della terapia del sorriso per i bambini in ospedale, Ivano, il giocoliere delle bolle, il burattino Malandrino. L'associazione MEIS porterà in scena la fiaba Mulan.